A proposito di grandi personaggi, di uomini d'arte, Danilo, le chiedo di presentare chi c'è accanto a lei in questo momento. Quando le cose si fanno con emozione, io vi faccio vedere i miei brividi, perché siamo di fronte ad un grandissimo amico del maestro Mimmo Rotella, che purtroppo non è più con noi, di Restanì. Siamo davanti a uno dei più grandi ricercatori che 50 anni fa aveva già capito quello che sta succedendo oggi. Però vorrei che si presenta lui, che è sicuramente più bravo di me. Ma devo dire che 50 anni fa, come hai detto tu, io vivevo... Vorrei che dicessi tu il tuo nome. Filippo Panseca. Filippo Panseca. 50 anni fa vivevo negli Stati Uniti e ho scoperto, per caso, che esisteva una plastica biodegradabile. Tornato in Italia, decisi di progettare degli utensili, un bicchiere e bottiglia biodegradabile che avrebbe ridotto l'inquinamento di quello che succedeva con la plastica. Cosa che non ho potuto fare perché la legge lo proibiva, era proibito mettere nelle plastiche cibi edibili, mentre oggi tutti i supermercati sono pieni di cibi contenuti nelle plastiche. Abbandonai questa ricerca di design e cominciai a fare le opere che sparivano, perché tutte le opere all'infinito si consumano. Qualsiasi opera tu la esponi al sole, si abbassa di tono finché alla fine quasi sparisce. Allora io cominciai a progettare delle opere che vivevano un certo tempo e sparivano. Da quella ricerca poi sono passato all'arte digitale, ho avuto la prima cattedra a Brera di arte digitale che ho tenuto 30 anni, quindi ho iniziato nel 78, per finire alla fine a produrre opere che non inquinano l'ambiente. Quindi sono opere realizzate con nanotecnologie, per cui questa soluzione che uso per fare i quadri, alla fine un quadro di 1 metro per 1 metro in una casa è come mettere un albero di alto fusto, cioè ha lo stesso beneficio di un albero di alto fusto. L'ultima cosa che ho fatto, ho progettato una luna artificiale per Dubai, per l'Expo di Dubai, che la potete vedere su internet cercando su YouTube. È un progetto di una luna di 30 metri fotocatalitica e fotoluminescente, piazzata sul più alto grattacielo di Dubai, che la sera si illumina, per la mattina spegnersi e diventare bianca. Però mentre di giorno la soluzione fotocatalitica bonifica l'ambiente come un bosco di 3.500 alberi, la sera invece illumina con la luce che ha assorbito durante il giorno, come se fosse una seconda luna su Dubai. Ecco maestro, ma a questo punto le domando, visto che lei con 50 anni d'anticipo ha visto il nostro presente, come sarà la vita e come saremo noi tra 50 anni? Come saremo noi non te lo posso dire, però io nel mio prossimo futuro ho già fatto un esperimento, io ho deciso di trasmettere le opere mentalmente. Non vendo più le opere fatte, ma te le trasmetto. Sarai tu solo ad avere quell'opera che io ti trasmetto. Ho fatto un esperimento che è riuscito e penso che affinando le cose possa arrivare molto più avanti di quello che ho fatto. Per cui quando tu progetti un'opera, l'opera che tu fai, quando la realizzi manualmente, la modifichi, la cambi, non è più quella che hai pensato. Allora dico io, perché non trasmettere l'opera direttamente a chi la vuole? E si può fare esattamente come quando, se io ti bendo gli occhi e ti porto in una serra, con gli occhi bendati, tu sentendo gli odori sai che c'è vicino una rosa, per esempio, perché senti il profumo della rosa. E la stessa cosa può avvenire con le opere, io non ho bisogno di raccontartela, io te la trasmetto perché noi abbiamo dei ricettori che non sappiamo manco quali sono, perché gli occhi vedono, il naso sente gli odori, i sapori li sentiamo con la lingua, con le orecchie ascoltiamo, ma com'è che noi riceviamo dei messaggi da gente che magari vediamo per la prima volta e comprendiamo che c'è sintonia? Non sappiamo qual è, le sopracciglia, non te lo so dire, però c'è. Danilo, ho la sensazione che International Broken Art sia un'azienda che riesce a preconizzare il futuro, a guardare oggi quello che accadrà nel futuro. È un'azienda proiettata ad una crescita. Se non si proietta nel futuro, assolutamente sì.
devo dire che io mi sento molto proiettato nel futuro, ma dopo di questo incontro, cioè il mio futuro personalmente lo affido a lui, nel senso che siamo conosciuti con piacere, ma avrò l'onore e il piacere, se lui dirà di sì, di presentare in qualche luogo prestigioso una sua mostra personale, perché lui se fa una mostra deve essere assolutamente dedicata a lui e non alle altre persone.